amici, è per me un onore coordinare questo incontro su Adler Raffaele. Io ho conosciuto Adler nei primi anni 80, quando cominciai a collaborare alla redazione del Forlivese, storico periodico del Partito Comunista del nostro territorio, fondato da Adler nel 1963 e da lui sempre diretto ininterrottamente per oltre 30 anni, fino al termine delle sue pubblicazioni. Adler è scomparso nel 2007 e ha lasciato un grande vuoto nella cultura, nella politica, nel nostro vivere civile e nel nostro essere cittadini di Forlì. Era un uomo che aveva mille interessi, educatore, giornalista, scrittore, consigliere comunale a Forlì a Predappio, dirigente sindacale e per tanti anni presidente, poi segretario dell'associazione combattenti RLC, associazione che oggi è, assieme al comune di Forlì, promotrice di questo incontro. La sua esperienza di internato prima nei campi di prigionia in Germania e poi nei lager nazisti lo aveva profondamente segnato. Autore di centinaia di articoli e decine di pubblicazioni, è stato per anni un punto di riferimento culturale, politico e educativo, ma soprattutto umano per tantissime persone. Io spero, mi auguro che alla fine di questo incontro si capisca ancora di più che importanza e quale ruolo ha avuto Raffaelli per il progresso e lo sviluppo di queste città. La parola ora al sindaco Davide Treni. Grazie a tutti e benvenuti a questo momento, che è il momento conclusivo anche di un ciclo di iniziative collegate alla giornata, al giorno della memoria, che abbiamo celebrato in maniera ufficiale il 27 di gennaio. Ciclo di iniziative che hanno dedicato alla riflessione sulla Shoah, sulle sue caratteristiche, le sue conseguenze, le sue ragioni, e ci si è voluto soffermare anche sul tema specifico degli internati militari italiani. Infatti, ricordando Adler Raffaelli, c'è la specifica caratteristica di aver voluto ricordare il suo aver vissuto la terribile esperienza di internamento, che fu una vera e propria deportazione politica nei campi di prigionia della Germania e che ha raccontato nel libro Fronte senza eroi. Da qui la decisione comune, assieme al coordinamento della Confederazione tra le associazioni combattentistiche d'arma e l'associazione combattenti eretici, di organizzare in questo momento la conclusione del ciclo di iniziative dedicate proprio a Raffaelli. Quindi vorrei ringraziare i presidenti della Confederazione dell'Associazione Sissogoni, Rino Monti, un ringraziamento particolare a Enno Gelosi, che ha dato un contributo fondamentale sull'organizzazione di questa iniziativa, e lui è in questo momento è vicepresidente della Confederazione delle Associazioni e amico e compagno di Adler, certamente lo ricorda non solo col dovere del ricordo ma anche con l'affetto della sua amicizia e della sua conoscenza. Un ringraziamento speciale a tutti i presenti e a questo incontro intergenerazionale che viviamo oggi tra chi l'ha conosciuto, chi è stato compagno delle lotte, della militanza politica sindacale, di quella della sua azione, della sua attività giornalistica, l'incontro che oggi abbiamo con le scuole, in particolare con gli studenti e gli insegnanti del liceo classico, che oggi condividono con noi questo momento. Quindi ricordiamo oggi, verrà ricordato dai testimoni, dai suoi compagni, dicevo, nelle diverse sfaccettature della propria vita. Da ricordare quella attività specifica, quel lavoro in cui Adler ha raccolto le testimonianze sui cibi del risorgimento e della resistenza romagnola, un censimento che lui fece personalmente in maniera molto artigianale, a cavallo della sua bicicletta, e che fu una sua passione, quale bicicletta su una sua passione, e fino ai suoi 80 anni continuò a rimanere una passione, una divulgazione, e anche come avevo visto una testimonianza civile.
Io ringrazio di essere così numerosi, non è facile, ai denti sulla memoria, riuscire a coinvolgere così tante persone, ma qui il ricordo e la conoscenza diretta, assieme alla volontà invece di essere i trasmettitori, chi tramanda questo ricordo specifico della figura di Aldo Raffaelli, ma più in generale cosa è stato di quella specifica storia del Novecento, credo un momento importante per tutta la nostra comunità. Sappiamo che questo dovere della memoria è un dovere che dobbiamo ai nostri genitori, dobbiamo saper trasferire ai nostri figli e ai nostri genitori. Buona giornata e buona giornata.